temi che affronta ogni giorno, Fatti e Misfatti, sono quelli dell'attualità. E c'è un'attualità a volte poco trattata, troppo poco trattata, come quella delle carceri italiane e delle condizioni dei detenuti. Una riflessione su questo è stata fatta da un regista che saluto nei nostri studi di Roma, Ambrogio Crespi. Buongiorno. Buongiorno. Con lui Sergio D'Elia, storico esponente del Partito Radicale. Buongiorno anche a lei, D'Elia. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, che da sempre è attenta proprio ai temi legati alle carceri, alla condizione di vita dei detenuti. Ma prima di parlare del tema di questa puntata, che abbiamo anche riportato in grafica, SPES contra SPEM. SPES contra SPEM è anche il titolo di una lettera fondamentale per l'eredità politica di Marco Pannella, una lettera mandata poco prima della morte da Pannella a Papa Francesco. Vediamo un'anteprima, un trailer di questo documentario realizzato proprio da Ambrogio Crespi. Facevo, non ho visto crescere nessuno dei miei figli. Il più grande l'ho lasciato che aveva 7 anni e oggi invece ha dei figli anche lui. Magari l'ambiente dove cresci, dove le frequentazioni, le amicizie, in un battere d'occhio ti portano a sbagliare. Ti vedo, sembra un buio profondo, nero proprio. Il problema, secondo me, è fare in modo che le persone riescano a convincere che al di là dello sbarramento automatico c'è una persona. Io mi sono visto incontrare in questa situazione e ho reagito. Ho reagito e quindi queste sono tutte le conseguenze che sto passando. A 20 anni sei giovane. Quando ti viene a mancare un fratello che viene ucciso, tu cerchi di capire. Se non capisci, agisci. Io agito. Ed eccomi qua. Non c'è nessuna scusante nel fare del male agli altri. Io sono qui perché ho un ergastolo. Io per 22 anni ho vissuto l'isolamento. Io sto uscendo adesso dall'isolamento. Il problema non è l'ergastolo. Il problema è l'ergastolo ostativo. Con l'ergastolo, così come era prima disciplinato, è possibile mantenere viva la speranza di una fuoriuscita dal carcere. Con l'ergastolo ostativo questa speranza si uccide. La cosa che mi colpisce di più è che su queste persone con un fine pena mai hanno sicuramente una grossa forza interiore. Molto spesso noi scambiamo qualcuna cosa, c'è la speranza per l'illusione o viceversa. Quando ti trovi in queste poste ci deve sempre sperare. Siamo stati distaccati per ben 24 anni. Lo siamo tuttora distaccati perché è troppo forzato. Però c'è un bel rapporto con lei, questo mi dà speranza. Occorre capire perché poi si arriva a commettere determinate azioni. Qual è stato quel prima? E cosa diventa quel dopo? Di poter portare la mia testimonianza, seppur negativa, nelle scuole e laddove c'è la possibilità, che mi danno la possibilità di poterlo fare in tutti i posti possibili, affinché possa salvare anche un ragazzino solo dalla devianza.
spes contra spem, sperare contro ogni ragionevole speranza. Il significato appunto di questo documentario realizzato da Ambrogio Crespi, al quale chiedo la frase, no, utilizzata da Marco Pannella, che arriva da lontano, dalla lettera ai Romani di Paolo di Tarso e poi utilizzata da Giorgio La Pira, perché riusarla proprio per la condizione carceraria? Il significato è abbastanza chiaro, ma volevo che lo raccontasse lei, il percorso che vi ha portato a questa, a questo titolo. È stata una cosa proprio perché abbiamo fatto, l'Istituto Cocaina ha fatto il congresso all'interno del carcere di Opera, e lì sono iniziate le riprese. Lì abbiamo iniziato a fare tre giorni di riprese all'interno del carcere. Abbiamo allestito questa cella di quattro passi con tre telecamere e due luci, e Sergio ha intervistato nove ergastolani. Ecco, proprio da là è nato Spes contra Spem, legato comunque a Marco Pannella, perché Marco è con noi, è sempre con noi, e quindi perché non continuare questo cammino proprio dove siamo partiti, proprio dal carcere di Opera, che è un modello, che può essere un modello per tutti i carceri italiani. Ecco, allora a Sergio D'Elia, che appunto è accanto a Ambrogio Crespi, gli chiedo l'importanza anche di un percorso, quello del Partito Radicale, della vostra associazione Nessuno Tocchi Caino, che ha portato il partito a congresso. Lo abbiamo seguito l'ultima volta nel carcere di Rebibbia. Siete stati una voce forse unica e in parte inascoltata per molti anni di questa emergenza all'interno delle carceri italiane. Sì, perché è la prima volta che un partito politico sceglie di fare la sua assemblea più importante, il congresso degli iscritti, all'interno di un carcere, proprio per dare continuità a quello che è stato il pensiero e l'azione di Marco Pannella. Possiamo dire che Marco ha abitato il carcere, proprio lo ha vissuto insieme a tutta la comunità penitenziaria, quella comunità che lui con parole molto semplici definiva non solo dei detenuti, ma anche dei detenenti, cioè gli operatori penitenziari, che per le condizioni proprio strutturali del carcere italiano vivono una condizione al limite, proprio una condizione in alcuni casi proprio di aperta violazione di quelli che sono i fondamentali diritti umani. Spes contra spem, cioè l'essere speranza quando sembra che tutto intorno sia rassegnazione, indifferenza, disperazione, è stato il motto non soltanto di Paolo di Tarso, da cui l'abbiamo tratto nella lettera ai Romani, come ricordava lei, ma è stato, io credo, la cifra di tutta la vita di Marco Pannella. Se lui non avesse incarnato, questo è il senso di spes soggetto, la speranza, non avrebbe ottenuto quei successi sul fronte delle libertà civili, dei diritti umani, dei diritti fondamentali che lui ha ottenuto in tutta la sua vita. Però richiama anche il carcere senza speranza. In Italia ci sono 1700 ergastolani, però l'ergastolo si divide in due varianti. L'ergastolo semplice, dove uno può sperare dopo 26 anni di avere una liberazione condizionale, ma poi c'è anche l'ergastolo senza speranza, il fine pena mai davvero. Sono 1200 i condannati a questo tipo di pena che non hanno la speranza, perché per legge viene impedito a questa categoria di detenuti che hanno compiuto reati gravi di poter un giorno sperare. Io credo che questo un paese civile, ma anche la nostra Costituzione, non lo consente. E qui abbiamo le storie di persone che hanno conosciuto il male, lo hanno praticato, certo, molti anni fa, 20, 30 anni fa, quando erano ragazzi, e nel corso della loro espiazione della pena sono rinati. Hanno ritrovato se stessi, hanno capito la gravità di quello che hanno commesso e stanno tentando, per quanto è possibile, riparare
appunto tentando di riparare gli errori che hanno commesso. E l'umanità del carcere che viene fuori, non solo dei detenuti ma anche degli operatori penitenziari che sono i protagonisti di questa opera straordinaria che Ambrogio Crespi ha realizzato. E abbiamo sentito proprio nelle loro voci anche parlare dell'ergastolo ostativo, come ci spiegava Delia, è proprio l'ergastolo senza possibilità di accedere a nessuna delle misure alternative che consentono dopo un certo numero di anni di avere anche delle attività esterne e quindi di ritrovare una parvenza di vita normale. Ad Ambrogio Crespi però volevo chiedere, ho sentito nelle voci dei detenuti una disperazione, anche una riflessione su quello che è stato il loro percorso, e forse può essere interessante anche da un punto di vista di documento rendere una prospettiva diversa da quella della criminalità, da quella del fascino, del buio, del male, che queste persone che hanno conosciuto il male e il buio oggi raccontano in una chiave completamente diversa. Infatti sì, noi abbiamo cercato di andare su questo percorso, di cercare di rimuovere quella parte nera, diciamo di esorcizzarla, perché comunque è un cammino del male. Abbiamo cercato di tirare fuori anche la parte bianca, difatti se voi vedete ci sono due parti, la parte nera e la parte bianca sul primo piano dei volti di questi uomini ergastolani. E abbiamo cercato di costruire un percorso legato anche alla speranza, tantissimo, perché sono uomini che hanno fine pena mai, e questi uomini hanno tirato fuori proprio la speranza, e questo mi ha colpito moltissimo in questo documento. Ma la cosa straordinaria è che hanno sgretolato anche il mito del criminale. Perché? Perché loro hanno, non è che dicono che è un errore, sono qua in carcere, perché sono qua, no, loro sono consapevoli di aver fatto del male e hanno, il loro racconto nel documentario, nel docufilm, hanno proprio tirato fuori quella parte nera che Sergio li ha portati in questa liberazione, ecco perché ho detto mi hanno fatto liberi dentro, perché sono proprio, hanno liberato quella parte del male, senza giustificazioni, senza trovare una via d'uscita. No, assolutamente, loro dicono anche, ci sono qualche detenuto che dice addirittura che il loro processo, la loro condanna è proprio la loro coscienza, e hanno proprio tirato fuori questa parte, e mi ha colpito moltissimo che può veramente sgretolare il mito del criminale, che si può andare nei quartieri e loro che raccontano che la loro vita è sbagliata, sicuramente possiamo muovere tanti giovani a un percorso diverso, perché se loro vedono questi uomini che hanno distrutto la loro vita in un cammino, vuol dire che purtroppo non hanno fatto un percorso di cultura, di vita, hanno fatto il percorso del male, e questo purtroppo è per loro è stato un dramma nella loro vita, ma non solo per loro ma anche per le vittime che ahimè sono entrati in queste disgrazie. Ecco, loro a questo lo tirano fuori parecchio, e allora perché non dare una speranza a questi uomini se sono cambiati, andare nelle scuole e cercare di muovere le coscienze anche ai giovani, che è la cosa più importante, che può anche questo mito del criminale viene comunque sgretolato e bisogna comunque portarlo avanti. Questi uomini bisogna comunque tirarli fuori e fargli raccontare la propria storia, che è il male, e tirar fuori il bene. E il male raccontato dal male può essere più efficace che fatto e raccontato dalla parte, diciamo, non coinvolta, quindi per questo è interessante, ancora più interessante questo documentario Spes e contra Spem. A Sergio Delia chiedo, l'ha fatto un po' lui il racconto di quella che è stata la vita politica e l'impegno politico di Marco Pannella, che ha trovato a un certo punto un grande alleato nel Vaticano, no? Prima Giovanni Paolo II e poi Papa Francesco, sui temi del carcere, in questo il richiamo, no? proprio alla lettera ai Romani, insomma c'è stata una unità di vedute fra il Vaticano, la condizione carceraria vista appunto da Papa Giovanni Paolo II e adesso da Papa Francesco, e quella di Marco Pannella. Ma c'è un legame strettissimo anche sul tema di cui parla questo film, che è quello proprio dell'ergastolo. Noi abbiamo deciso di fare il congresso di Nessuno Tocchi Caino
nel carcere di Opera nel dicembre scorso e di dare quel titolo, Spes e contra Spem, quando qualche mese prima Papa Francesco definì proprio l'ergastolo una pena di morte mascherata, una pena di morte nascosta. Quindi l'incontro tra Marco e Papa Francesco c'è stato, direi quasi sin dall'inizio del pontificato di Francesco. Uno dei primi atti di Papa Francesco è stato proprio quello di abolire l'ergastolo dagli statuti, dai codici della città del Vaticano e ha introdotto il reato di tortura, cosa che lo Stato italiano ancora non ha fatto, perché permane il carcere, il fine pena Pai, e non è stato ancora introdotto, dopo oltre un quarto di secolo dalla ratifica della Convenzione ONU contro la tortura, il reato di tortura nel nostro Paese. Un legame stretto, quello fra Papa Francesco e Marco Pannella, che si sono anche parlati. Lei citava prima la lettera, l'ultima lettera che Marco, forse quella l'ultima davvero che ha scritto a mano nei giorni prima della morte, a Papa Francesco, che si conclude proprio con Spes contra Spem. Ma proprio per questo io ricordo che in maniera molto mite, in maniera ma anche intellettualmente onesta, nel giorno della commemorazione laica, i funerali di Marco Pannella a Piazza Navona, tra la folla, nascosto direi, quasi schivo, in mezzo alle persone comuni c'era il ministro della giustizia Andrea Orlando, che era lì senza scorta, era venuto ad assistere, a portare l'ultimo saluto a Marco Pannella. Ho dovuto fare molto, io ero sul palco in quel momento, a convincerlo ad esprimere pubblicamente un pensiero per Marco. Lui è salito sul palco, non senza qualche resistenza, ma poi ha parlato e ha riconosciuto con parole chiare: se ci sono due persone in questa nostra società, in questo nostro tempo, che mi hanno aiutato molto, mi hanno sensibilizzato e hanno sensibilizzato l'opinione pubblica sulle questioni del carcere e della giustizia. Queste due persone sono Marco Pannella e Papa Francesco. È vero, anche per questo noi celebreremo con una marcia il Giubileo dei Carcerati, nell'anno giubilare indetto da Papa Francesco, che si svolge il Giubileo dei Carcerati il 6 novembre, con una marcia per l'amnistia, la giustizia, la libertà, 6 novembre, da Regina Coeli a San Pietro, e questa marcia è intitolata a Papa Francesco e a Marco Pannella. E noi racconteremo volentieri il vostro impegno, come facciamo spesso, proprio nel tentativo di migliorare e dare dignità umana anche ai tanti detenuti delle carceri italiane, un impegno che è davvero decennale per quanto riguarda il Partito Radicale e che vi fa onore, come vi fa onore la realizzazione di questo documento che abbiamo fatto vedere, Spes contra Spem. Io saluto Ambrogio Crespi, il regista appunto di questo documentario, e Sergio D'Elia del Partito Radicale. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo. Grazie a voi. Il...